Eccoci di nuovo qui, bentrovati, un saluto da Giuseppe Rotolo, guardiamo insieme le 5 notizie che abbiamo scelto per voi oggi su Horeca Channel Italia. Parliamo di uno studio Numisma sul comparto soft drink e di una piattaforma che facilita l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nell'Horeca. Parliamo dell'e-commerce ad alta gradazione e di un nuovo modo di mixare, anche se proibito. Infine chiudiamo con la birra, ma è una birra laureata. Presentato lo studio di Numisma, il settore bevande analcoliche in Italia nell'era post-Covid, impatto e scenari evolutivi. Lo studio analizza un comparto strategico del food and beverage italiano, 87 imprese produttrici, di cui il 64% costituito da PMI, quasi 3 miliardi di euro di giro d'affari e un'occupazione diretta e indiretta di oltre 84.000 addetti. Il settore, già duramente colpito dall'emergenza Covid, con l'introduzione della Sugar Tax, previsto il 1 gennaio 2022, rischia di subire ulteriori penalizzazioni. Tassa del tutto iniqua e inopportuna, come più volte ribadito nei nostri post. Diamo notizia di RestoWorld, la startup torinese nata per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore Horeca e per integrare una visione di carattere etico nel comparto dell'accoglienza e della ristorazione. RestoWorld, che comprende una community di 27.000 membri e 350 attività nel settore Horeca, è in procinto di sviluppare una nuova versione della piattaforma, andando a migliorare la qualità del matching tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione alla semplicità del prodotto. Beverage e e-commerce sempre più d'amore e d'accordo, un mercato ad alta gradazione anche a livello di acquisizioni. La conferma giunge da Pernod Ricard, che ha annunciato l'acquisizione di The Whisky Exchange, uno dei principali rivenditori globali di whisky e liquori pregiati, attraverso un negozio online e 3 negozi situati nel cuore di Londra. Oggi The Whisky Exchange ha un catalogo di 10.000 prodotti, tra cui 4.000 whisky, 400 champagne, 800 cognac e armagnac, 700 rum, 600 gin, 400 tequila e mezcale, moltissimi altri brand di liquori, vini e bevande, tutto online. E una delle più apprezzate novità è la 6ª edizione di Firenze Cocktail Week. Il suo nome è Proibito ed è il nuovo modo di mixare by bevande futuriste. Un nome proibito che strizza l'occhio ai mitici anni 30, quelli del proibizionismo americano, ma oggi parla la lingua di drink più attuali, ma anche quelli del futuro. Bevande futuriste, docet. A Firenze la presentation di questa nuova esclusiva mixability ha visto all'opera Samuele Ambrosi, Cloakroom Cocktail Lab Treviso, Gianni Zotto, l'esperto miscelatore Tiki e Tropica, e Gianluca Fraccaro, brand ambassador Proibito. E se il buongiorno si vede dal mattino, anzi da Firenze, Proibito sarà un successo. È una birra Blonde Ale ed è prodotta dall'Università di Udine, dove studenti, docenti e produttori locali hanno lavorato insieme per metterla in produzione. È in realtà un progetto didattico che prevede il coinvolgimento degli studenti e dei corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari e viticoltura ed enologia, con l'obiettivo di rendere gli studenti parte attiva, sia dal punto di vista teorico che nelle fasi esecutive di produzione, dalla formulazione della ricetta alla produzione, all'ideazione dell'etichetta e della bottiglia. Alla festa di laurea sarà d'obbligo berla. E questo è tutto anche per oggi, grazie per l'attenzione che ci offri come sempre, metti un like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ciao!